Sarebbero stati dei problemi di vicinato alla base della lite che ieri sera, intorno alle 22:30, tra via Tito Lucrezio Caro e via Marco Levi Bianchini, è finita con una sparatoria. Nel rione di Pietraccetta, Piedimonte di Nocera Inferiore, a casa della vittima, il sessantenne, noto alle cronache giudiziarie nocerine, si sarebbe presentato Franco Garzillo, di 59 anni, suo vicino di abitazione. Dalle parole si è passati ai fatti. Poi è comparsa la pistola, una semiautomatica di medio calibro, con la quale sono stati esplosi diversi colpi, uno di questi conficcatosi nell'intestino di Canale. Il ferito è stato sottoposto all'intervento chirurgico ed ora è ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Non è in pericolo di vita. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I militari al comando del tenente colonnello Rosario Di Gangi hanno poi arrestato l'uomo e lo hanno trasferito in carcere a Salerno. Ieri mattina, carabinieri e sommozzatori dei vigili del fuoco sono andati alla ricerca della pistola utilizzata per il tentato omicidio, che sarebbe stata gettata nella solofrana all'altezza del passaggio a livello di via Vico, via Martinez e Cabrera. Purtroppo, la forza delle acque sinora ne ha impedito il ritrovamento.